hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo entrati qui nella bocca del vulcano e abbiamo tolto dei blocchi che ci avrebbero permesso di arrivare al livello finale. Livello che adesso sbloccheremo, subito dopo aver sbloccato questo shortcut che... non è che ci serve granché, basterebbe anche quello di prima del livello precedente, poi scendere sotto, ma... Completismo, 100% run. Allora, amico Twomp, adesso il blocco non c'è più. Blocco andato via, vuoi scendere di nuovo? Twomp, blocco bloccoso rimosso, si scende. Puffete. Peekaboo. Che architettura strana. Oh, ecco la principessa. L'abbiamo trovata. Aia. Babies. Non crederete che mi abbiano cacciato dall'isola Yoshi. No, ho voluto andarmene io. E ora sono qui che preparo la mia tremenda vendetta. Sì, tremendissima vendetta. Allora ti schiacciamo. Pensavate che fosse solo? Il piccolo sputafuoco qui mi ricorda me stesso da piccolo. Questo qui adora le cattiverie. Abbiamo deciso di unire le nostre forze. Insieme vi faremo vedere i sorci verdi perdenti. Yeah! Aspetta. Questo sì che è parlare. Voi, fatemi sotto. Let's go. Oh, i pidocchi. Ok, non mi ricordo se con Bowser i salti hanno effetto per via degli spuntoni, ma penso non ci siano problemi. Non lo so, scopriamolo subito. Fiore clone e via. Fammi mettere in posizione. Vediamo. Fin dove riusciamo a spingerci. Perché me l'ha sbagliato? L'ho fatto perfetto. Non ho neanche sbagliato tasto. Aia. Vabbè, riproviamoci. Secondo me perché non ho sbagliato io? L'ho preso al giusto tempismo. Secondo me ha un cap massimo la battaglia con Bowser, perché io so che con questo oggetto puoi andare all'infinito finché non qua ho sbagliato io, finché non sbagli. 185, un po' poco. Vediamo. Urca miseria. Dai però. Ragazzi, dai. Non è possibile che vi prendete. Vabbè che sono io che sto facendo lo sgargiulo, che sto usando la spilla che mi aumenta i danni ricevuti e dati, però forse sai che non ne vale neanche la pena. Forse sai che non ne vale la pena di quella spilla, perché se dobbiamo prendere così tanto, tanto vale gestirla . Ah, qua ho sbagliato io, però stavamo andando bene. Stavamo andando benissimo. Aia, vabbè. Non vale la pena. Non vale la pena usare la spilla che ci aumenta i danni dati e ricevuti. Che fa? Ad ora questo è l'attacco più facile che siamo riusciti ad evitare. Comunque mi sento così sporco ad essere morto. Ah, è colpa della spilla. È colpa della spilla. Non è il momento adatto per usarla. Non abbiamo così tante difese come forse dovremmo. Vorrei provare a vedere se riesco ad abbassargli le difese. Una statistica di sicuro gliel'ho abbassata.
Ho visto l'alone rosso attorno a lui. Uff. Allora, Luigi, Mario, Mario. Dai, Mario, però che cazzo. Il tempismo coi salti non è possibile. Gli abbiamo abbassato che cosa? L'attacco, wow. Si vede che è servita molto. Non è oggi si vede che sono stanchissimo. Mamma mia. Cioè, non voglio fare il di più dicendo sono stanco. È per quello che si vede che proprio oggi. Oggi non sono per niente concentrato. E Bowser è andato. Comunque abbiamo vinto. Mi sento totally sporco. Comunque ad aver perso e aver preso tutti quei danni. Cioè, dentro di me, anche se adesso vinciamo, so che abbiamo perso. Cioè, so che ho perso moralmente, non nient'altro. Allora, vediamo quanto arriviamo. Morto? Perché me l'ha fatto di nuovo. Me l'ha fermato lui in automatico. A sto punto proviamo a droppargli di nuovo la difesa. Oh, ancora vivo, e non gli si abbassa la difesa manco per niente. Mi piace il fiore clone. Non sono purtroppo bravo come gli speedrunner, però fino a che riesco lo utilizzo. Oggi si vede che proprio sono devastato, mamma mia. Non volevo lasciarvi senza episodio, quello è palese, però santo cielo, oggi sono totalmente su un altro piano esistenziale. Che succede? Che sarà mai? State uscendo da un vulcano, mamma mia. State volando via da grazie a un Twomp. Che è successo? Aspetta. Oh, piccolo, cerca di diventare sempre più grande e cattivo. Sì, un giorno diventerò più grande, più grosso e più cattivo di te. Ed ecco Bowser che se ne torna a casa. Bowser Jr. invece boom. Oh cacchio, sono atterrato. Beh, mi è andata bene, dai. Poteva finire peggio. Mi fa ridere che l'astronave proprio se ne freghi altamente di tutto ciò. Principessa, ci senti? Aspettate, ci penso io. Ecco qua. Mi riprendo ciò che è nostro, scusateci. Scusate l'intrusione. Eccoci qua. Ah, Gigi. E siamo finiti a bordo dell'astronave madre. La cosa assurda è che noi usciamo da qui. Peach, ovviamente no, è stata trasportata da tutt'altra parte. Ecco. Ti prendo io. Fai attenzione. Scendi bene. Aia. Peekaboo.
orripiloso. Non c'è traccia della principessa Peach. L'avranno prigionizzata da qualche parte nell'astronave. Dobbiamo trovarla. Va bene. Luigi! Eccomi. Mi sono alzata la Michael Jackson. Allora, datemi un secondo. Ecco fatto. Quindi, salutiamoci qua. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.